Jan. Oh, af. A. Fi. Oh, af en hi in ho. If. F. I. Oh, ho. You. Ah. Hoia. Now. You are still. Far musica di e da tutto. Questo è uno dei motti di Georges Apergis. Il Leone d'Oro alla carriera del 59esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia è stato assegnato a Georges Apergis, compositore greco, naturalizzato francese, che è considerato un rivoluzionario del teatro musicale. Ha esercitato un'influenza decisiva sulle giovani generazioni, che vedono in lui una specie di profeta di un modo nuovo, non solo di fare, ma di pensare teatro musicale. Immagination, che è l'opera che la Biennale di Venezia presenterà, il linguaggio di Apergis è un linguaggio immaginario, è un linguaggio che fa tesoro della memoria, delle necessità pre-concettuali della lingua. Utilizza fonemi, li costruisce secondo delle logiche interne non necessariamente legate a una significazione concettuale, ma fa riferimento, direi quasi esclusivamente, a quella dimensione istintuale che ha determinato la nascita dell'espressione orale e quindi la necessità di una comunicazione di sentimenti in un primo momento primordiali, appunto, e in un secondo momento di riflessione. La scrittura di Apergis è una scrittura estremamente vivace e che si basa su due concetti fondamentali: un concetto di ripetizione, iterazione, il loop, e un concetto di accumulazione. La memoria del linguaggio è lo sfondo sul quale questo materiale prolifera, creando nuove parole, nuove relazioni, nuove sintassi in un caleidoscopio di immagini che colpiscono l'ascoltatore in una maniera così fortemente drammatica, come se comprendesse questa lingua immaginaria. Imagination, noi vediamo coimplicati diversi aspetti tecnologici. Innanzitutto non abbiamo un ensemble, ma abbiamo un computer che elabora suoni in tempo reale. Così come le voci potrebbero essere considerati dei piccoli computer che elaborano questi fonemi articolandoli in forme rizomatiche che proliferano, sembrano proliferare all'infinito. Machination è un capolavoro che ha girato tutto il mondo. È un'opera che ci rinvia a un altro teatro, un teatro della memoria, nel quale il percorso dell'opera si svolge parallelamente a quello reale nel quale siamo proiettati. Fotografer,